Un saluto a tutti gli amici di Video Radio Channel, sono Alberto Vincenzoni. Oggi nella nostra rubrica Rarità e dintorni ci occupiamo degli esordi di uno dei nostri più grandi cantautori italiani, nonché esponente della scuola genovese, parliamo di Gino Paoli. Gino Paoli qui ha la sua prima esperienza canora con una particolarità, anzi due diciamo. La prima è con il suo gruppo di spalla, come vediamo dalla copertina dell'Extended Play, Gino Paoli con i Cavalieri. Chi erano i Cavalieri? I Cavalieri erano un gruppo di cinque elementi capitanati da Gianfranco Reverberi, Paolo Tomelieri, Luigi Tenco, Ezio Iannacci e Nando De Luca. Era praticamente un gruppo di spalla che quando approdò insieme e per interessamento di Gianfranco Reverberi alla Ricordi, questo vi mostro appunto il disco appunto dell'Extended Play di Paoli per farvi vedere la bellissima etichetta della Ricordi arancione nera. Grazie all'interessamento di Reverberi, i Cavalieri era un gruppo che praticamente suonava per altri cantanti, facevano i turnisti, come si suol dire oggi. Infatti hanno suonato nei primi dischi di Giorgio Gaber, alcuni, e Ornella Vanoni, proprio perché erano tutti amici che si erano ritrovati a Milano e c'era nella Ricordi questo spirito di collaborazione e soprattutto di amicizia tra discografici, cantanti, musicisti, eccetera. Gli esordi di Paoli non sono, come si possono immaginare, cantautoriali come le meravigliose canzoni che poi ci regalerà nel corso degli anni 60, ma erano un po' grezzi, come lo furono per lo stesso Tenco e lo stesso Gaber. Erano successi di rock and roll che, influenzati dalle stelle della canzone come Elvis Presley, Bill Haley e The Comets, Chuck Berry, eccetera, decisero appunto di proporre il vero rock and roll americano per portarlo in Italia. Questa è la loro idea, come diceva Reverberi, di quello che era il rock and roll. Loro praticamente ascoltavano gli ultimi successi dell'epoca e cercavano di riprodurli attraverso appunto il meraviglioso sax contralto di Tenco, la batteria di Nando De Luca, il piano che aveva uno swing eccezionale di Ezio Iannacci e la voce molto importante di Gino Paoli, proprio perché era una voce molto delicata, molto forte, diciamo, che poteva appunto ben adattarsi a questi brani di rock and roll. La particolarità di questo EP riguarda una canzone, dico solo quest'ultima cosa, Senza parole. Senza parole era un successo, un esperimento, come disse lo stesso Giorgio Calabrese, che era tra gli autori del testo insieme a Reverberi, nella musica, perché era un successo americano, si chiamava Close to Me, e venne portato appunto al successo sia da Paoli che da Tenco, proprio questo esperimento di portare la musica all'americana con appunto la melodia all'italiana, nonostante queste commistioni tra rock and roll e melodia hanno creato appunto questo bellissimo esempio di rock and roll all'italiana, diciamo così. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!